Io non ho l'avventura di essere presidente di regione, però naturalmente conosco bene le problematiche dell'idrico integrato in quanto presidente d'Acea e anche dei servizi pubblici locali in quanto presidente dei Conservizi, che è la confederazione che rappresenta le tre federazioni dei servizi pubblici locali, trasporti, ambiente, acqua e energia. Devo dire che purtroppo non sono stato presente nella mattinata, che so che i vostri interventi sono stati interventi molto qualificati e molto approfonditi. Purtroppo, per doveri di padrone di casa, sono stato in Camera di Commercio a festeggiare l'imprenditoria femminile oggi l'8 marzo, e quindi abbiamo fatto momento di incontro con le donne imprenditrici. Però credo che sia importante, ho sentito il ministro Fitto e il sindaco Alemanno, adesso un attimo fa il presidente Scopelliti, devo dire che sull'idrico integrato si sono dette e si dicono da parte dei cosiddetti referendari delle sciocchezze che possono essere solamente capite se si vedono con l'ottica della demagogia che li ispira. Perché qui noi ci dobbiamo dire con molta chiarezza una cosa fondamentale: il sistema attuale di captazione, distribuzione dell'acqua e depurazione dell'acqua è da paese non particolarmente civile. Le nostre reti perdono mediamente il 25-30%, 25 a nord e circa 40 a sud. La nostra depurazione è pesantemente sanzionata dalla Comunità Europea, che ci ha naturalmente ritenuti responsabili di infrazioni alla normativa europea. E allora chi vuole conservare questo stato di cose è qualcuno che vuole chiudere gli occhi e ritenere che ci possa essere ancora uno Stato statalista che tutto paga, che tutto risolve, che con la fiscalità generale riesce a mandare avanti un sistema che ormai in tutto il mondo non va avanti se non con l'intervento e il coordinamento dei privati insieme al pubblico. Voler cambiare questo stato di cose significa fare investimenti importanti nel sistema idrico integrato e comunque, mi dispiace che il ministro Fitto ci ha lasciato, in tutto il sistema dei servizi pubblici locali. Le stime fatte, ma stime molto ragionevoli, parlano per il sistema idrico integrato di 64 miliardi di investimenti nei prossimi 30 anni, per i trasporti, fra quelli su gomma, parlo sempre di trasporti pubblici locali, non dei ferrovie dello Stato, fra quelli su gomma, rinnovo del parco auto e ammodernamento del servizio, parliamo di circa 7-8 miliardi, per 2 miliardi ci vorrebbero solamente per risolvere l'inferno dei pendolari sui treni suburbani che li portano ogni giorno al lavoro, altri 20 miliardi servirebbero per arrivare a uno standard europeo per il nostro servizio su ferro nelle città. Sull'ambiente, quindi sul trattamento dei rifiuti, altro servizio pubblico locale fondamentale che abbiamo visto anche e vedremo purtroppo nei prossimi mesi esplodere delle emergenze terribili in varie parti d'Italia. Non faccio il menagramo di professione, anzi sono ottimista, però la realtà è quella che è. Ci vorrebbero circa 13 miliardi per i termovalorizzatori, per la costruzione dei termovalorizzatori e almeno altri 9 per gli impianti di cosiddetto compostaggio. Allora, questi 115 miliardi di investimenti, come fa lo Stato? Ma qualsiasi Stato, in particolare il nostro Stato che ha operato con debito pubblico così grande, a farlo da solo. Non può che coinvolgere la finanza privata, non può coinvolgere gli investimenti dei privati.
Per far questo i servizi devono essere privatizzati, ma devono anche creare valore aggiunto, devono avere la possibilità di restituire a chi investe in questi settori i soldi investiti con i relativi oneri finanziari, che siano poi investiti a lungo termine da fondi di sviluppo piuttosto che fondo pensione, piuttosto che cassa depositi e prestiti, per cui da investitori che comunque non hanno l'esigenza di dover immediatamente recuperare il frutto dell'investimento e che comunque possono anche investire i soldi a dei tassi accettabili, è un conto, ma che non si voglia che questi servizi producano ricchezza per poter restituirli agli investitori è una follia che non si può reggere e che non porta da nessuna parte. Allora, se noi ci mettiamo nell'ottica che, ritorniamo all'idrico integrato, nell'idrico integrato, quindi distribuzione, captazione dell'acqua, distribuzione dell'acqua e depurazione dell'acqua, ci vuole obbligatoriamente per ammodernare le reti e dare un servizio adeguato a un paese civile alla depurazione 64 miliardi nei prossimi 30 anni in questo tipo di investimenti. E quindi vogliamo rendere civile il nostro paese, vogliamo far sì che l'acqua non si sprechi. Diceva prima il sindaco Alemanno una cosa molto, molto giusta, non so se l'avete colta. Attenzione che il costo così basso dell'acqua in Italia è l'acqua più economica del mondo, non solo d'Europa, del mondo. Non c'è nessuna nazione al mondo che ha delle tariffe idriche così basse come quelle d'Italia. Comporta una poca attenzione allo spreco di acqua. Noi siamo contemporaneamente il paese dove l'acqua costa meno e il paese che ha un consumo pro capita maggiore di acqua. E non credo che questo perché siamo più puliti di altri paesi civili, probabilmente perché non facciamo caso all'acqua che si spreca. Una statistica, uno studio e un approfondimento che ci ha fatto proprio ultimamente Fede Utility, che è la federazione appunto delle società che si occupano oltre che dell'energia dell'acqua, ci dice che aumentando la tariffa dell'8%. Allora, una famiglia media in Italia spende per l'acqua 200 euro l'anno, una famiglia di 4 persone, 200 euro l'anno. L'8% sono 16 euro l'anno di aumento, cioè delle cifre irrisorie se le confrontiamo a quanto la stessa famiglia media spende per la telefonia, spende per la benzina, spende per altri beni probabilmente meno importanti e meno preziosi dell'acqua. Allora, con 16 euro che una famiglia le spende probabilmente al mattina per fare colazione al bar, in un anno, potrebbe essere cantierati domani, solo se ci fosse la possibilità di poterli bancare, cioè di poter andare da chi poi questi soldi li investe, che è il sistema del credito, o le casse dei depositi e prestiti, o fondi di sviluppo, quello che sia lo strumento, e dire ecco, dateci questi ulteriori 2 miliardi l'anno perché noi ve li restituiamo con l'aumento dell'8% della tariffa, che sono 16 euro a famiglia all'anno, che il cittadino non se ne accorge, mentre avrebbe la soddisfazione di dare ai propri figli un paese più civile e un servizio idrico che spreca meno risorse, perché si ricordava pure prima da chi è intervenuto prima di me. E attenzione, l'acqua è un bene prezioso perché è un bene nella quantità limitato, che nel prossimo futuro potremmo avere anche in Italia, che è un paese fortunato, almeno alcune zone d'Italia, perché poi altre sappiamo perfettamente che non sono così fortunate, potremmo avere dei problemi seri per la quantità di acqua. E allora dobbiamo abituarci a far sì che l'acqua che ci abbiamo non sprecarla, distribuirla bene e recuperarla. Non a caso i paesi che hanno poca acqua, l'acqua è reflue, le impiegano nell'agricoltura dopo averle trattate. Sappiate che l'acqua che si usa dalle famiglie è una piccola parte dell'acqua usata tutti i giorni, la grande parte è quella che va nell'agricoltura e quella che va nell'industria. Allora, vogliamo porci in modo serio il problema di questa risorsa e come salvaguardarla? Vogliamo
Vogliamo porci il problema di far diventare civile il nostro paese e di pensare al domani in modo trasversale, perché qui la politica di destra, di centro, di sinistra non dovrebbe avere nessun tipo di influenza. Dovrebbero essere i cittadini che finalmente dicono basta, vogliamo un paese che dà dei servizi pubblici a livello di decenza, che dà dei servizi pubblici che permettono e garantiscono la qualità della vita dei cittadini in modo moderno e equivalente a quella degli altri paesi con cui poi vogliamo competere, a parole che poi nei fatti non lo facciamo, e soprattutto vogliamo dare una risposta concreta, civile, per far sì che questo sistema sia moderno, ma non tanto perché ci piace la modernità o l'efficienza, che pure credo che siano dei valori che andrebbero perseguiti, ma perché le nostre imprese, i nostri territori poi devono competere ormai con tutto il mondo, siamo in un mercato globale, le nostre imprese, o pensiamo solo al turismo e a quello che significa la non depurazione o la cattiva depurazione delle acque per il turismo. Attenzione, non competiamo a armi pari, le nostre imprese tutti i giorni hanno un gap infrastrutturale in questo paese inaccettabile, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo assolutamente ammodernare il sistema. E laddove si può ammodernare con un piccolo sacrificio di tutti, ma con dei risultati che si possono toccare con mano giorno per giorno, beh, credo che è un delitto non fare, non mettersi su questa strada e non attivarsi affinché questo avvenga. Autorità, benissimo, ben venga, perché è fondamentale. L'unica cosa di cui non ho condiviso troppo nell'intervento del ministro Fitto, me ne scuso perché non è presente, è quello del rinvio della costituzione dell'autorità. L'autorità va fatta subito. Il fatto che è stato fatto il decreto, cosiddetto decreto Ronchi, e poi il regolamento, e non sia stata costituita l'autorità per l'acqua, è un grave pezzo che manca al sistema, è un pezzo che è quello proprio che garantisce il cittadino che pagherà il giusto prezzo e che la qualità del servizio è quella giusta, è quella che si vuole e che viene controllata e sanzionata se non c'è. Poi ci interessa poco a tutti quanti noi se l'autority sia una nuova autority con grande scandalo che dice spendiamo troppo in autority o un pezzo dell'autority dell'energia. C'è la grande occasione di un'autority per l'energia che funziona, ha funzionato bene, ha migliorato notevolmente il servizio elettrico. Affidiamogli anche la sezione dell'acqua, non è uno scandalo, ma ci deve essere un'autorità al di sopra delle parti, indipendente, che fissi la tariffa, che fissi la qualità del servizio e quindi il contratto di servizio e che controlli che venga rispettato e sanzioni le imprese erogatrici laddove non rispettano il contratto di servizio. Questo è il modo per mettersi su una strada di civiltà e di ammodernamento del paese.